Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con enfasi non indifferente ma con un problemino piccolo ma non troppo perché niente, al terzo episodio già ho fatto casino, praticamente ho perso i file della facecam di questo episodio qui, scusatemi, vi chiedo proprio scusa umilmente e quindi che cosa succederà? Che vedrete semplicemente l'episodio con l'audio ma senza facecam, quindi non cambia sostanzialmente nulla, è un po' come nella chiusura della scorsa carriera. Soltanto per questo episodio qui, state tranquilli. Quindi spero che lo supporterete lo stesso, come avete fatto meravigliosamente con i primi due. Infatti, un bacione, vi ringrazio di cuore. Vi ricordo che domani, 7 novembre, è il mio compleanno e quindi aspetto tantissimi auguri da voi perché uscirà anche un video speciale che spero vedrete. Giovedì torna la carriera e adesso registro subito l'episodio che poi uscirà. Intanto vi lascio a questo, supportatelo con un bel like perché ci saranno tanti cambiamenti. Come avete letto dal titolo, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Un bacione e bella, raga. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui per il terzo episodio della carriera. Oggi siamo tornati seri e carichi, sì, perché l'inizio di stagione è stato assolutamente scioccante. Infatti mi sono allenato non solo a leggenda, ma anche a livello ultimate, non so come si dice. Fatto sta che insomma, da questo episodio qui, nonostante le due partite equine che abbiamo giocato, soprattutto dal punto di vista del punteggio, che poi ve l'ho detto e lo avete visto, soprattutto dietro dobbiamo fare molto di più, però in realtà davanti, a parte tanti errori sotto porta, abbiamo creato tante occasioni, abbiamo dominato le due partite, quindi è anche strano averle perse in maniera così larga. Quello che so è che da oggi in poi giocheremo al massimo della difficoltà, anche perché voi me l'avete consigliato. Poi giocare al massimo ti porta psicologicamente a concentrarti di più, quindi paradossalmente è più facile fare buone prestazioni a livello ultimate rispetto che a leggenda. Detto questo, ho il telefono in mano perché stavo leggendo dei vostri commenti sotto i primi due episodi, specialmente consigli di mercato, specialmente consigli ad hoc per quelle che sono state le difficoltà, e oggi, nell'ultimo giorno di mercato, andremo a sistemare tutto. La difesa ha fatto acqua da tutte le parti. Abbiamo preso Trippier e va bene, quindi a destra abbiamo lui. Guerreiro a sinistra è titolare e va bene. Bisogna prendere un difensore, voi mi avete consigliato Ta, quindi magari adesso andremo anche su di lui. Sugli esterni a questo punto c'è il giovane Sancho, che tra l'altro ha fatto molto bene contro l'Hannover, quindi credo che possa essere una soluzione. Se Sancho gioca, Royce gioca qui, Götze quindi parte dalla panchina o magari a centrocampo. Adesso lo proviamo un po' magari assieme a Gundogan nella prossima partita. E di conseguenza poi a destra abbiamo Pulisic davanti al Caser. Quindi intanto andiamo su Leverkusen, però attenzione che c'è la clausola. Sì, 50 milioni assolutamente. E quindi trattiamo direttamente con lui. Bene, bene, sarebbe un colpaccio. Partiamo con il ruolo squadra, io direi importante. Vediamo un po' che cosa ne pensa. Non ci siamo, vuole di più. Vabbè, io ti do anche di più. Esatto, sì, la risposta del mister è stata la migliore. Cioè, da questo punto decidete voi il contratto se volete fare da soli. Io ti ho detto che per me sarà importante, non indispensabile. Comunque, ruolo, oddio, il contratto. Alla 22 anni, lui è molto giovane. Io direi 4 anni di contratto, perché non ho letto la sua richiesta. Va bene, quindi possiamo andare avanti. Proponi? No, ignora. Clausola rescissoria. E andiamo avanti. Vediamo che cosa dicono loro per quanto riguarda lo stipendio. Non ci hanno fatto particolari richieste. A questo punto lui prendeva 67 a Leverkusen. Io gli darei contratto di 4 anni, quindi 100 minimo. E qui un bonus di 1,5 milioni. Vediamo un po' come può andare. Sì, perfetto. Ok, ottimo così. Abbiamo preso Jonathan Tah, quindi accontentati anche quelli che me l'avevano proposto. Ed effettivamente poi non è che sia un acquisto a caso, è un acquisto sensato. Adesso, guardando la nostra rosa, l'ideale per completarla in maniera importante sarebbero altri due colpi, uno alla tre quarti e l'altro a sinistra per quanto riguarda il terzino. Demarai Gray del Leicester, che qui da come esterno sinistro di partenza lo andiamo a inserire nel mercato. Giocatore che conosco bene perché ovviamente l'abbiamo vissuto alla grande nell'esperienza a Leicester, quindi a questo punto vediamo un po'. Demarai Gray possiamo andarlo a prendere, anche se è già contattato dal Barmouth, quindi bisogna muoverci. Andiamo su offerta per il cartellino, ma non ho la minima idea di quanto offrire. Io vado in realtà su 20 milioni, sperando che si possa trattare un attimo. Perfetto, Puel dice di sì e quindi 20 milioni per Gray. Ragazzi, non so se gli ho offerto troppo, perché in realtà non c'era scritto nulla, quindi sono andato un po' a logica. Speriamo bene, andiamo a trattare con Demarai Gray, sarebbe un colpo interessante e poi ci mancherebbe soltanto il terzino sinistro.
Ovviamente, ragazzi, non è soltanto questione di giocatori, è questione anche di pratica mia. Perché più andiamo avanti, più mi allenerò, prenderò la mano e ovviamente eviteremo di prendere 4 gol a partita. Ma lo sapete perché ho sempre sofferto molto all'inizio e quindi intanto accettiamo lui per il turnover perché è quello che avevo in mente io. Andiamo avanti. Per quanto riguarda lo stipendio, non so neanche quanto lui prendesse a Leicester, però vieni a fare il giocatore di turnover, quindi io ti offro 60 qui e dai, facciamo... Sì, un milioncino lo do anche a te perché so che in futuro mi potrai servire molto. Ok, perfetto. Abbiamo preso anche Demarai Gray, quindi ennesimo acquisto di questo Borussia Dortmund, però a differenza di quello che dice il buon Monchi, gli acquisti non si contano. Perché ovviamente vanno fatti con logica, con utilità. E noi abbiamo preso un altro giocatore che chiaramente il campo lo vedrà e non lo vedrà. Ta, io lo metterei subito titolare, perché piuttosto che vedere Toprak in queste condizioni va bene tutto. Quindi magari giocherà già nella prossima partita che sarà contro il Francoforte. Poi a questo punto qui ci mettiamo Toprak. Gray comunque va in panchina tranquillamente al posto di Wolf. E adesso vediamo un attimino come sistemare il resto dei giocatori. Non potendo prendere Marcos Alonso, io un pensierino per Ricardo Rodriguez lo farei. Anche nel suo caso sarebbe un ritorno in Bundesliga. Dico anche perché avevamo parlato di Çalhanoğlu prima. Si potrebbe fare. Vediamo un po', perché non mi sembra neanche proibitivissima la richiesta del Milan, che almeno formalmente è di 15 milioni, poi vedremo quanto in realtà ci chiedono. Io la butto lì in realtà con scambio giocatori, perché è ovvio che se riuscissimo a piazzarci Smeltzer non sarebbe male, quindi vediamo un attimo che cosa dicono. Siamo disposti, però dietro a un conguaglio, 19 milioni quindi, più Smeltzer. Accettiamolo, accettiamolo, portiamoci a casa il buon Riccardo Rodriguez e andiamo avanti. Però attenzione, perché bisogna chiaramente concludere con lui, quindi trattiamo anche col giocatore sperando di riuscirlo a portare a casa. Sarebbe, ripeto, un grande colpo ed è un Borussia che comincia a prendere forma, un Borussia che... è partito per non strafare particolarmente sul mercato, però ci siamo accorti che effettivamente dei limiti ci sono, quindi c'è la necessità di andare a prendere determinati giocatori che stiamo prendendo e quindi di conseguenza bene così. Io direi ruolo squadra cruciale, a te lo dico tranquillamente, perfetto. Poi 5 anni di contratto, accetta. Ah, e qui ci hanno fatto tutto loro e io direi che possiamo tranquillamente accettarla. Sì, perché ci sta. Accetta. Abbiamo preso anche Riccardo Rodriguez. Ragazzi, qui si chiude il nostro mercato con l'arrivo del terzino sinistro di proprietà del ormai ex del Milan, che arriva tornando in Germania al Borussia Dortmund in particolar modo. E quindi bene così. È un mercato interessante, obiettivamente, quello che abbiamo fatto. Anzi, a questo punto rispondete al sondaggio qui sopra, ditemi se vi piace comunque il mercato che abbiamo fatto, però è ovvio che poi bisognerà trasformare il mercato in cose più concrete, quindi in punti che attualmente non abbiamo ancora fatto in campionato. Prima che mi dimentico, facciamo anche questo aspetto qui, curiamolo, e quindi livello Ultimate o Ultimate, ovviamente non so come si pronunci. Calendario, vediamo un po' cosa faremo in questo episodio, perché ci sarà la Champions League, che partirà contro il Club Brugge dopo proprio questa partita qui. Vediamo un po' se si giocherà in caso in trasferta partirà la nostra Champions. E poi giocheremo anche contro l'Hoffenheim. Quindi queste tre partite per quanto riguarda questo episodio, dopo un inizio comunque che c'è stato con il calciomercato. Simeone vorrebbe giocare la prossima partita e vediamo, magari avrà spazio, anche se io lo vorrei schierare anche in Champions League, quindi vediamo un attimino. Per quanto riguarda questo infortunio, avete detto, ma è tutto a posto perché Akanji si è ripreso. A questo punto, ragazzi, testa al Francoforte, si torna al Signal Iduna Park dopo i 4 gol presi all'esordio contro il Lipsia. Insomma, un Borussia che ha tanto da farsi perdonare dal suo pubblico. Chi ben comincia è a metà dell'opera e allora il Borussia mi sa che questa metà deve ancora raggiungerla. L'inizio è stato scioccante, 7 gol presi in 2 partite, 0 punti in altrettante partite. Stasera si torna al Signal Iduna Park davanti ad un avversario che non ci regalerà nulla, trattasi dell'Eintracht Francoforte. Marconi è a conoscenza delle caratteristiche dei nostri avversari e sa al tempo stesso che bisogna cominciare a farsi rispettare. Prima però abbiamo un debito con il nostro pubblico. Insiste il Borussia con Ta. Viene avanti, poi lascia a Rodriguez.
Dentro da Simeone che si gira, c'è il rischio, è andato dentro, il tocco è per Pulisic che fa 1-0 e avanti il Borussia Dortmund al minuto 10 del primo tempo. La firma è del 22 e il Borussia per la prima volta in stagione passa in vantaggio al Signal Iduna Park. Bucato il portiere dell'Eintracht che non è stato perfetto, anzi, ma la conclusione era veramente potente da parte dell'esterno Christian Pulisic, che col destro di potenza fa 1-0 Borussia. Sarà lunga, ma la partenza è più che positiva in questa terza giornata di Bundes. Quindi Milner, attenzione che viene avanti l'Eintracht Francoforte. Il tocco dentro, ci siamo persi Gavinovic, esce Burki, palla dentro, ha salvato Akanji. E finisce anche il primo tempo con la Borussia che attacca come quasi per tutta la prima frazione. L'importante stasera più che mai è essere avanti. Va a stringere su di lui Witzel, la palla passa per Gemaili che poi allarga nuovamente per il numero 11 dal fondo, pronto a mettere il cross, primo palo, allontana Akanji e poi Burki su Gemaili. Che sinistro e che risposta del numero 1 del Dortmund, che chiude ancora e poi ta ancora verso Riccardo Rodriguez che vuole correre sull'auto di sinistra. Trova Royce, occhio alla sovrapposizione di Gundogan, servito tra le linee, occhio a Gundogan che poi libera Witzel per il sinistro, trappi in calcio d'angolo. Pronto Royce, parte col destro il capitano verso Simeone, arrivata, la palla rimane lì, Witzel da un passo praticamente si è divorato, ha avuto la palla del 2-0. Poi altro cross verso Ta che praticamente dà un calcio in faccia al difensore, si salva in qualche modo l'Eintracht che vuole ripartire. 40 secondi alla fine, la tiene Sancho che vuole il fondo, poi mette il cross verso Royce, anticipato, c'è Gundogan che ha pure un gran destro, calcia Gundogan, palla che rimane lì, Simeone chiuso sul più bello, però deve fischiare l'arbitro perché la partita è finita. Borussia 1, Eintracht 0, arrivano i primi tre punti in Bundesliga, con quale sofferenza. Però ragazzi, adesso restiamo calmi perché abbiamo vinto la prima partita, ci abbiamo messo tre giornate per ottenere tre punti. Siamo all'inizio del nostro percorso, soltanto all'inizio. La cosa che mi fa esultare è che lo abbiamo fatto soffrendo tutti insieme al massimo della difficoltà in tutti i sensi, perché abbiamo giocato al massimo livello di difficoltà. E adesso godiamoci una ripresa, spero, dal punto di vista del morale. Ringraziamo il signor Pulisic che ha segnato anche oggi, perché poi abbiamo creato un po' meno, è vero, perché chiaramente il livello di difficoltà era più alto e quindi l'abbiamo sofferta questa cosa. Però anche oggi abbiamo creato. Alla fine l'unico che la butta dentro è sempre Pulisic e questo deve farci riflettere. Bisogna essere un po' più cattivi sotto porta, perché oggi non abbiamo concesso tantissimo, se non da quello che ricordo io un paio di occasioni concrete. Però due o tre gol potevamo farli. Simeone ci ringrazia per aver giocato, ha rischiato anche di segnare. E adesso, e adesso fate voi. E adesso è FIFA a ricordarci che la prossima partita sarà contro il Club Brugge, ci sarà l'esordio in Champions League, che spettacolo ragazzi! Siamo ospiti, martedì 18 settembre 2018, comincia la nostra avventura in Champions League, vediamo di giocarcela al meglio possibile. Torna l'atmosfera magica, imponente, insostituibile della UEFA Champions League. Siamo in Belgio, siamo a Bruges, in particolare allo Jan Breidel di Bruges per Club Brugge Borussia Dortmund. È il 18 settembre, il ritorno di Federico Marconi in Champions League dopo quella finale a Wembley contro il Bayern Monaco. A destra per Trippier, vuole rientrare, c'è Gundogan centrale, c'è anche Sancho che fa il movimento, il pallone per lui, la gira da Paco Alcacer che può provare anche il destro a giro! Subito Borussia! Subito! Paco Alcacer, l'uomo Champions, fa 1-0! L'avevamo fatto giocare per questo, perché aveva più esperienza internazionale, più esperienza in Champions rispetto al Cholito Simeone, e si fa subito sentire dopo 4 minuti e 30 secondi. Club Brugge 0, Borussia Dortmund 1. E partita che comincia in discesa, ma che sicuramente sarà ancora molto lunga e molto difficile. Intanto il destro a giro, dove non può arrivare l'estremo difensore avversario, è 1-0 per noi. Allarga su Vormer a destra, prova a chiuderlo Rodriguez, rimpallo vinto da Vormer che mette subito il cross, risponde il Bruges con Zuba.
Poi Zyuba non controlla, Kanji ne approfitta ma non riesce a liberare. Insiste il Bruges. Buon momento dei padroni di casa con Zyuba che riesce a mettere il cross. E Burki si supera. Che parata di Burki. Ok che era centrale ma era molto ravvicinato il colpo di testa e lui è riuscito ad alzarlo sopra la traversa. Calcio d'angolo per il Bruges. Royce va corto da Trippier. Dal fondo cross che viene deviato. Poi sul pallone sta arrivando Akanji. Fuori per Gundogan, occhio al destro. Va Gundogan! Con deviazione! 2-0 Dortmund! La firma del centrocampista tornato da Manchester. Va a festeggiare il gol con i suoi tifosi. Un raddoppio in maniera fortuita della Borussia Dortmund, ma sicuramente un raddoppio importantissimo. Il destro che era diretto all'altro palo praticamente. C'è stata deviazione ed è 2-0 Dortmund con il gol di Kai Gundogan che fa 2-0 alla mezz'ora ed è tutto più bello adesso. Punizione battuta subito. Zyuba all'indietro per Amrabat. Tocca per Vanagen che pensa al tiro. Eccolo ancora da che respinge. Questa volta senza fallo. Tutto regolare. Riparte il Dortmund con Marco Reus. Ha fatto il movimento Sancho che è andato in verticale. Reus lo fa correre. Sancho a tu per tu con Letizia. Sancho col destro. C'è la deviazione. Traversa incredibile. Poi Witzel che la spinge in porta per il 3-0 del Borussia Dortmund. Si gioca a senso unico in questo primo tempo. E segniamo in tutti i modi, 3-0, e sembra che si sia sbloccata la squadra di Marconi. Poi Akanji, che aspetta soltanto il fischio finale, che arriva adesso, seconda vittoria di fila per il Borussia Dortmund dopo l'1-0 in Bundesliga, il 3-0 all'esordio in casa del club Bruges. Non deve portare bene l'esordio casalingo sul FIFA 19, perché noi ne abbiamo presi 4 dall'Ipsia, e i fischi che sentite sono per il Bruges che ne ha presi 3. Marconi applaude, e fa bene il mister ad applaudire il settore ospiti. È una vittoria che però non deve farci pensare chissà che, ragazzi, perché l'avversario era quello che era. Nel girone abbiamo Monaco e Atletico Madrid, che sono sicuramente squadre più rodate, quindi stiamo attenti. Intanto però godiamoci altri 3 punti. Allora, intanto passiamo dall'estremo all'altro, perché Sancho ci ringrazia, e fino a qua tutto bello. E invece Toprak è preoccupato, e... Troppo riso, sono preoccupato per le voci che circolano sul mio conto. Mister, mi scusi, non volevo farle prendere 7 gol in 2 partite, mi dispiace. Ovviamente adesso, a parte gli scherzi, i giocatori vanno gestiti. Squadra che vince non si cambia, o meglio, raramente si cambia, e quando si cambia vanno, ripeto, gestiti abbastanza bene. Quindi, se abbiamo trovato un equilibrio, perché nelle 2 partite successive non abbiamo preso gol, tra Bundes contro l'Eintracht Francoforte e la Champions contro il Club Brugge, non vado a rimettermi un giocatore che comunque mi toglie questo equilibrio, almeno per il momento. Però sì, sicuramente avrà un'altra possibilità, perché la stagione è lunghissima, ma anche più di una, insomma, non ho dato nessun ultimatum. Comunque, adesso pensiamo a chiudere questo episodio con la seconda gara di Bundesliga dell'episodio, e quindi sabato 22 settembre, Hoffenheim contro Borussia Dortmund. Guai a rilassarci. Pulisic, e che prova subito a lasciare il segno, corre Wolf, che poi se la porta sul destro, va in porta e non la trova, ma non di molto. Il primo squiro del Dortmund. Grilic, pallone per Eric, destro, e si distende Burki, che sta migliorando sempre di più dopo un po' di affanno all'inizio. Parate decisive nelle ultime partite per lui. Riesce a chiudere Akanji, e allora Rodriguez vorrebbe far ripartire il Dortmund. Lo fa, sempre con grande palleggio, senza allontanare il pallone. Scambia con Ta e può andare. Corre il numero 16, che poi fa correre pure Sancho. Occhio al 7. Sancho rientra sul destro, lo fa girare. Gol meraviglioso di Sancho, che si è inventato un destro a giro bellissimo, e la sblocca il Borussia Dortmund praticamente alla mezz'ora con una meraviglia del numero 7. Ed eccolo qui il giovane promettente del Borussia Dortmund, che segna il primo gol in campionato. Ed è un cioccolatino. Se la porta sul destro e poi lo pennella sul polo opposto dove Baumann non può arrivare. È un gol meraviglioso. Cercare ancora Witzel che vuole salire. C'è Sancho in zona, Reus poco dietro. Il tocco è per Marco Reus. Occhio al movimento di Pau Alcacer. Palla geniale di Reus. Pau Alcacer la mette al centro per Wolf. Salvataggio di Brennett clamoroso. E poi ancora Sancho. Ancora Sancho sul regalo clamoroso della difesa. La doppietta di Jadon Sancho. Il 2-0 del Dortmund nel giro di 10 minuti. Passiamo a +2 sull'Hoffenheim.
recupera Witzel, a destra fa salire ancora Sancho che può andare, Royce di là è completamente solo, l'ha visto Sancho, in aria, fino in fondo, Royce! Col destro, il gol del capitano, il primo in Bundesliga per Marco Royce, che finalmente si sblocca. Ancora Taga arriva sul pallone, Wolf, dentro ancora per Royce, c'è Witzel completamente solo, grande palla di Royce per Witzel, che si fa male calciando, e Baumann comunque gli fa un miracolo in calcio d'angolo. Credo si sia stirato, anzi era Sancho, non Witzel, e sarebbe clamoroso per quello visto nel primo tempo. Sancho però credo non ce la faccia più, non riesce a correre dietro gli avversari, che attaccano spesso su quella fascia, quindi direi di sostituirlo. Ce l'aspettavamo, e lo sappiamo ancora di più dopo questa partita, abbiamo un gioiello in casa, Jadon Sancho, che però si fa male nel tentativo che avete visto prima, ed entra al suo posto Gray, che fa il suo esordio anche in Bundesliga, esordito prima in Champions che in Bundes con la maglia del Borussia. Witzel, Rodriguez ha un po' di metri di fronte a sé, può prenderli tutti, poi scarica su Paco Alcacer che la piazza, palo interno, 3 su 3 in questo episodio per il Borussia Dortmund, 6 punti in campionato, fischia lo stadio dell'Hoffenheim come aveva fischiato lo Jan Breidel in Belgio per quanto riguarda il club Bruges. Il Borussia Dortmund in 2 settimane, è bastata la pausa, è bastato un po' di attenzione in più in campo e sul mercato, sembra un'altra squadra. Oggi scopriamo anche Sancho, doppietta e anche infortunio purtroppo, quindi speriamo che non siano di greve perché zoppica ancora. Questo episodio è andato sicuramente meglio dal punto di vista giocato rispetto allo scorso. Io spero che comunque entrambi vi siano piaciuti molto, spero che stiate supportando al massimo la serie, perché sono talmente drogato di carriera che sto registrando tutti gli episodi insieme. Però ho visto che il primo l'avete supportato moltissimo e anche il secondo lo state supportando abbastanza. Un bacione, lasciate like, commentino qui sotto, iscrivetevi se non siete già. Un altro bacione, never give up. Bella ragazzi, ci vediamo presto con un nuovo episodio.